Buonasera e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Dentro la Notizia, l'approfondimento di Teleponte ed Equnews.it. Questa sera è con noi ed è tornato a trovarci con molto piacere il vice sindaco di Teramo, Giovanni Cavallari. Buonasera. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, bentornato. Allora, per parlare soprattutto di tematiche di attualità relative al coronavirus, si è appena concluso lo screening di massa in provincia di Teramo, che ha toccato dunque anche il capoluogo, la nostra città, la città di Teramo, con buoni risultati. Insomma, il sindaco ha parlato di un circa 36%, insomma un terzo, oltre un terzo della popolazione che ha effettuato questo test rapido, antigenico appunto. Test anti-Covid, c'è stata pure qualche polemica sui numeri che forse all'opposizione certi numeri non tornano. Ma io non credo che ci sia stata una polemica, ma penso più che altro sia stata fatta una lettura differenziata tra il dato provinciale e il dato comunale. Il dato provinciale, così come ha detto il direttore generale dell'ASL, il dottor Di Giosia, si attesta intorno al 19% e quindi con una percentuale, non voglio dire bassa, ma poteva sicuramente essere più alta, visto lo sforzo non solo di uomini, persone, risorse economiche e quant'altro. Per quanto riguarda il Comune di Teramo, posso dire sinceramente che non possiamo che essere solo soddisfatti, che ringraziare i cittadini. Il calcolo che deve essere fatto, che poi non è solamente un calcolo numerico di percentuali, ma deve essere, è abbastanza semplice. Se togliamo dai 54.000 abitanti che conta la città di Teramo, i ragazzi da 1 a 6 anni, se togliamo le persone che attualmente sono in isolamento a casa e le moltiplichiamo per i loro familiari o per un numero anche più alto, se togliamo che alcune categorie di lavoratori, parlo per esempio per le forze di polizia, fanno il test molecolare in modo differenziato con una certa frequenza, i dipendenti della ASL fanno il test presso la propria struttura lavorativa, i dipendenti della motorizzazione fanno il test settimanale e quant'altro, quindi molte di queste persone, se andassimo a depurare il dato dei 54.000 abitanti, togliendo queste percentuali di persone che probabilmente non si sono sentite particolarmente, diciamo, chiamati in causa perché lo fanno con una certa frequenza, il dato che abbiamo ottenuto a Teramo è un dato non del 36, ma anche maggiore del Ecco, quindi 36%, che quindi non può, quasi il 40% ci sembra un che buon non dato. può che farci piacere. Certo, la risposta è stata per noi una risposta che ci ha soddisfatto Cioè, non vi e aspettavate di più, qualcosina in più magari. Questi ma test, ricordiamolo, erano assolutamente gratuiti. sì, i test sono gratuiti, come pure nel momento in cui si va presso le strutture della ASL e quant'altro sono sempre gratuiti, a meno che non si va in un laboratorio privato. Era un'opportunità da cogliere, era un'opportunità che abbiamo voluto fortemente cogliere nel mondo, nella popolazione scolastica, con un'attività di concertazione con i dirigenti scolastici e su questo siamo riusciti e su questo abbiamo avuto dei numeri veramente incredibili. Se potessimo depurare il dato anche evidenziando quanti ragazzi delle scuole sono andati a fare il tampone, sicuramente il risultato sarebbe ancora più gratificante rispetto a quello che si può leggere in questo modo. Ma poi c'è un aspetto fondamentale che Certo. Non posso che non evidenziare, un aspetto che è determinato dal fatto che si è andato un po' in là rispetto, diciamo, al picco massimo della pandemia, che c'è stato l'avvicinarsi delle festività natalizie, che in questo fine settimana, dal 17 al 20, si sono concentrati in numerosi comuni della provincia che hanno fatto, diciamo, che hanno praticamente fatto nelle stesse date il test presso i propri comuni e quindi c'è stato anche sotto questo aspetto un'ulteriore necessità di organizzazione e di reperimento di sanitari e quant'altro che ha portato veramente la macchina comunale a rispondere in un modo quasi perfetto, perché tutta la struttura del sesto e settimo settore nel comune di Teramo, la protezione civile, i volontari, i medici, i paramedici, tutto, diciamo, il mondo del volontariato del terzo settore e anche sanitario hanno dato una risposta che veramente non abbiamo avuto mai problematiche di coprire
punti per fare lo screening rispetto ad altri, quindi un risultato incredibile fatto in pochissimi giorni con. Ecco, lo sforzo profuso, anche il sindaco ha detto, mai uno degli sforzi più, diciamo, impensabili degli ultimi anni, Ecco. uno sforzo veramente enorme, e perciò la domanda è se vi aspettavate, cioè se volevate che magari il cittadino Noi ci riuscisse a siamo, comprendere meglio ma anche noi questo sforzo. avremmo voluto che tutti i 54.000 abitanti Certo. partecipassero, però voglio dire, era impensabile. Dall'altra parte, il nostro sforzo, il nostro impegno era per metterci a disposizione la città e per consentire a tutti quelli che probabilmente per tipologia di lavoro, per problematiche diverse, non avevano potuto fare tutt'oggi mai un test per verificare la positività o meno, di farlo. In più c'era un aspetto fondamentale che era quello di mappare un territorio sotto il profilo dei positivi asintomatici e in questo modo siamo riusciti, con i numeri che abbiamo ottenuto, ad avere un A quadro mapparli. abbastanza, Certo, diciamo, abbastanza delineato. anche perché sono proprio quegli asintomatici, ricordiamo, che vanno in giro bellamente, nel senso, come tutti noi, andiamo in giro lavorando, ovviamente, facendo anche acquisti in questi giorni, visto che siamo in zona arancione, frequentando, diciamo, diverse postazioni, e possiamo essere noi gli untori. Quindi questo era importante. L'asintomatico non è tecnicamente un untore perché lo fa No, lo involontariamente, fa cioè involontariamente, ovviamente, però non avendo non l'asintomatico. sa di avere questo Covid, E magari di portarlo questo, in ecco, giro. e questo era l'opportunità Ecco, per poter farlo uscire allo vice scoperto. sindaco, altra questione, poi quindi la questione dei sanitari, perché lei, insomma, già nella prima giornata, aveva avuto modo di sottolineare anche, diciamo, il personale, una carenza, tra virgolette, all'ultimo momento di numeri sufficienti a coprire Diciamo che, purtroppo queste no, operazioni, queste allora, attività. il concetto è che il Comune di Teramo ha voluto mettere in campo 20 postazioni con 36 linee per far sì che il cittadino non dovesse neanche perdere tanto tempo per poter partecipare allo Mi screening. scusi, altra parentesi. Sì. No, perché anche questa cosa. 20 postazioni, negli altri comuni, insomma, pensiamo a Giulianova, 4 postazioni, ma ci sono. Perché Teramo 20 postazioni? Non le sono sembrate anche un po' eccessive? Ritengo che il risultato si No. possa differenziare tra comune e comune anche per come è stato pensato e per come è stato gestito. Perché un cittadino che va in una postazione a fare lo screening e vede che c'è da fare una fila di ore, probabilmente rinuncia pensando tanto lo farò prossimamente e così. Credo che l'aver messo sul campo 20 postazioni con 36 linee sia servito a far capire a tutti che chiunque veniva poteva venire a fare, sottoporsi a questo tampone senza perdere tantissimo tempo. L'aver organizzato una partecipazione della popolazione scolastica con orari differenziati è stata un'altra brillantissima idea che è servita ad Un evitare unicum anche questo a Teramo, tra anche l'altro, questo, la però. corsia preferenziale per Per le le scuole, attraverso una condivisione con i dirigenti scolastici e facendo partecipare, perché i ragazzi erano minorenni, i familiari e tutti i congiunti. Quindi voglio dire, si è quadruplicato perché il papà, la mamma, il fratellino che potevano partecipare tutti insieme in un percorso agevolato, in un percorso già prescritto, previsto, perché la classe X doveva venire a una determinata ora rispetto all'altra classe, tecnicamente ha consentito. Ha probabilmente fatto sì che le persone rispondessero in un modo, diciamo, copioso. L'altro aspetto era quello dei medici, del del personale. personale sanitario. Ho cercato di dirlo prima nella risposta che le ho dato, è che la sovrapposizione di molti comuni Ha nelle creato. stesse giornate ha creato non solo qualche problema a noi, ma anche probabilmente alla ASL. Si è fatto però un lavoro sinergico insieme al dottor Borucchi, insieme al dottor Di Giosia, insieme alla ASL e devo dire che noi ci abbiamo messo del nostro attraverso le nostre conoscenze personali, chiamando tutti quelli che conoscevamo per poter far sì che si potessero fare questi tamponi. E dall'altra parte anche la ASL ci ha dato un contributo che avremmo probabilmente forse gradito che fosse stato un contributo un po' più
partecipativo, ma nello stesso tempo siamo riusciti e quindi non è adesso, non ci devono essere polemiche, ci devono essere solamente, dobbiamo semplicemente guardare indietro, ma guardare indietro con l'atteggiamento di chi sa di aver messo in campo tutto quello che poteva mettere in campo nell'interesse della cittadinanza e dei nostri concittadini. Certo, e perché non rimanga un'operazione, visto anche lo sforzo immane, il perché non rimanga un'operazione spot, mi passi questa parola, è che forse, come ha anche accennato il sindaco, sarebbero, questo tipo di operazione sarebbe da ripetere Beh sì, perché periodicamente. Per esempio sulle scuole a quanto pare si farà. noi abbiamo intenzione Perché mi adesso. scusi, io ho fatto il test, Sì. sono risultata sintomatica, sono risultata negativa perché Sì. dopo 3 ore non mi hanno chiamato, Sì. quindi sono messa, però questo non mi fa stare comunque tranquilla perché nel Allora, frattempo potrei avere avuto cerchiamo il... di chiarire questo aspetto perché molti pensano di aver fatto il tampone e di essere è di sicuri. essere completamente Il immuni. concetto del tampone è un po' come una fotografia all'istante. Nel momento in cui viene Esatto. fatto, io ho la fotografia in quel momento, in quel preciso momento della mia condizione, cioè se sono positivo o se sono negativo. Ciò non significa che la persona che potrebbe uscire anche negativa nel momento in cui si è sottoposto al tampone, dopo qualche giorno non potrebbe, ovviamente, perché stava in una fase, diciamo già di aver contratto il virus, quindi poteva essere ancora una fase di negatività, ma qualche giorno dopo potrebbe diventare positivo. Per cui, indipendentemente dall'aver fatto questo screening, chiunque dovesse avere una sintomatologia, che è quella oramai che sentiamo tutti i giorni nelle televisioni, febbre, mal di pancia, mal di testa e Certo. quant'altro, dolori reumatici, ecco. Immediatamente contattare il proprio medico di famiglia per verificare questa cosa. Da qui nasce appunto Da qui l'ipotesi di creare delle attività periodiche in tal allora, da senso. qui nasce un'idea sulla quale si sta lavorando, siamo insieme al sindaco e insieme al dirigente della Protezione Civile, stiamo cercando di lavorare sempre verso la popolazione scolastica, di far ripetere con una certa frequenza questo screening e questa verifica, diciamo, dei tamponi. Però ovviamente non è che il comune si può mettere in competizione con la ASL, perché Esatto. voglio dire, possiamo essere d'aiuto e di supporto, ma non siamo assolutamente in competizione perché la ASL fa ottimamente il proprio lavoro e sicuramente noi non ci metteremo in una condizione di andare ad intralciare l'attività lavorativa. La cosa che vogliamo fare è che ci vogliamo rendere disponibili, così come deve fare un buon amministratore di un comune, verso i propri concittadini e verso le persone che ne hanno bisogno e che ci chiedono di essere di aiutati e sostenuti. Anche perché c'è stato anche lo sforzo, abbiamo visto, per quanto concerne la ASL, un po' di tutti degli ordini anche professionali, abbiamo visto gli infermieri, i biologi, e per quanto riguarda il comune c'è stata anche la protezione Allora, per quanto civile, sul riguardano le campo. categorie dei sanitari, le posso dire, anche i veterinari Anche i veterinari, si sono certo. messi totalmente a disposizione. È stata veramente una cosa bellissima. Oltretutto persone che sono venute fuori comune, cioè voglio dire, sono venuti dei sanitari anche da Atri, sono venute delle persone da tutta la provincia, cioè tutti quelli che abbiamo raggiunto telefonicamente chiedendo veramente una mano, un aiuto in queste giornate di screening, si sono resi tutti disponibili. Anche venendo subito dopo la fine del turno di lavoro in ospedale, che voglio dire, insomma, Che non è che facile, non è facile appunto. nelle condizioni in cui siamo stati, perché si stava non in una condizione di tranquillità, seduti, ma si stava in piedi per tanto tempo, coperti con delle tute di protezione, con le mascherine, doppia E dopo un mascherina, tot di guanti. ore, 5-6 ore, è impossibile stare in quella tuta, quindi ci deve Perfetto. essere per forza un cambio turno. Quindi Perfetto. alla fine avete previsto almeno 3 turni, Due turnazioni due al giorno, turnazioni. 8, 14, 14, 18, per 4 giorni sono 8 turnazioni, per 36 linee, il Certo. conto viene facile, parliamo di quasi 300 persone che si sono susseguite. Poi a questo abbiamo aggiunto, e questa è una cosa, di cui ringrazio il consigliere Berardo De Carlos, ma tutta la Protezione Civile, io che ne sono l'assessore di riferimento, abbiamo veramente avuto delle riunioni partecipate nei giorni precedenti allo screening con tutte le associazioni di Protezione Civile e di volontariato della città, ai quali proprio ho chiesto in un modo veramente forte una partecipazione perché
il terzo settore, il volontariato, in un'attività di questo tipo non poteva far mancare la propria presenza. E anche qui ho avuto dei riscontri, diciamo, bellissimi e che mi hanno veramente riempito il cuore di gioia, perché abbiamo avuto anche la Protezione Civile fuori dalla nostra provincia che ci è venuta a sostenere in queste giornate, quindi Anche da fuori provincia, anche da quindi. fuori provincia. Per cui voglio dire, Certo. c'è stata una risposta incredibile. Domenica sera alle 19 presso il Parco della Scienza c'è stato un momento di sintesi che abbiamo fatto, abbiamo ringraziato, e veramente c'è stato una partecipazione nelle parole di ringraziamento del sindaco, mie e del dirigente verso questi ragazzi, perché questi ragazzi l'hanno fatto tutto in modo volontario, così come i sanitari, così come tutti quelli che hanno partecipato. Cioè, il concetto di una macchina così ben organizzata, così ben rodata, che ha dato delle risposte senza una minima sbavatura, con un ingegnere, l'ingegnere Alessandra Cafà, che ha coordinato dalle retrovie la presenza di tutti i medici, le sostituzioni, con quello che aveva un problema di orari e quant'altro, sembrava veramente di stare a sentire Abbado durante un concerto, quindi una cosa veramente unica per noi, è veramente qualcosa che se la dovessimo ripetere non so se saremmo all'altezza di poter ripetere una cosa così fatta Ci bene. vogliono a monte dei buoni, già che ha citato Abbado, che è un direttore d'orchestra, grande direttore d'orchestra, uno dei più grandi di tutti i tempi, ci vuole, ecco, appunto, un grande organizzatore, un grande Ma direttore ci sono d'orchestra. anche dei grandi musicisti. Ci vogliono anche poi gli musicisti, è vero, però. Ecco, parlavamo appunto di volontari di protezione civile. Se a Teramo una cosa non manca comunque, in questa città, in questa provincia, sembrano proprio, è proprio questo settore, il settore del volontariato e della protezione civile. Ne vediamo tante, c'è tanta anche voglia Di di interagire e di partecipazione. partecipazione, vero? Però le devo dire pure senza. Insomma, che da quando io mi sono preso l'incarico di assessore alla protezione È civile meglio c'è organizzato. stata un'attività, non voglio dire di recupero, ma abbiamo fatto le convenzioni, abbiamo Ecco, la dato, ecco, voglio convenzione dire, che ha sono tanti. messo a posto le cose. Allora, in questa emergenza sono delle associazioni che sono iscritte all'albo regionale e che quindi, grazie, diciamo, all'apertura del COC e quant'altro, possono percepire delle indennità dalla regione, ma che sono semplicemente dei rimborsi spesa. Ma quelle che non sono iscritte, cioè l'Associazione della Polizia di Stato, i Carabinieri e quant'altro, attraverso la convenzione potranno ovviamente avere un minimo di rimborso spesa che servirà a gratificarli e a quantomeno anche a far sì che nel futuro si possano attrezzare un pochettino meglio. Certo, quindi la convenzione è firmata appunto con il suo ingresso in assessorato, in giunta, è un dato di fatto, ha fatto bene a Il ricordarlo. piano di Parla. protezione civile lo abbiamo rifatto, abbiamo Sì. fatto l'app, abbiamo fatto tante cose di protezione civile. I ragazzi si sono veramente, hanno capito che in A questa proposito, amministrazione l'app come sta andando? l'app durante lo screening ha comunicato e ha continuato a segnalare ai cittadini questa attività, e quindi io invito ancora tanti cittadini che non l'hanno ancora scaricata, Comunica Teramo, di scaricare questa app, perché per tutte le situazioni di emergenza, per tutte le situazioni in cui il comune deve comunicare qualcosa ai nostri concittadini, quell'app è utile per avere in anteprima, una notizia che in qualche modo potrà essere utile nel corso delle giornate. A proposito di COC, di Centro Operativo Comunale, è in funzione, ricordiamo che Sì, esiste, adesso è esiste stato con. traslocato, tra l'altro è stato spostato, sembra al Parco della Scienza, Sì. ma adesso è ubicato dove la Team Ambiente prima Sì, aveva i suoi in un spazi. locale leggermente diverso, perché precedentemente era nella zona sottostante gli uffici. Per evitare questa commissione, per evitare che chi in qualche modo Comunque è entrava. operativo, ecco, Sì, ricordiamolo. il COC è tornato ad essere operativo per quanto riguarda le esigenze a livello comunale. Devo dire che in questa fase in cui abbiamo riaperto il COC non abbiamo avuto quelle richieste che avevamo nella prima fase del Covid. Le richieste sono molto ridotte, sono persone che in qualche modo ripetono delle richieste di aiuto, e quindi le stiamo monitorando, le stiamo verificando. Parliamo di poche, ma
5, 6, saremmo arrivati a un massimo di 10 telefonate al giorno, per cui Ma questo dipende si anche dal riesce. fatto che non siamo in Ma lockdown, non perché? c'è la situazione magari di marzo dove era Bravissima tutto Daniela, appunto chiuso. per questo, perché la differenza che passa, cioè molti identificano la zona rossa, hanno identificato la zona rossa col lockdown, che non è la stessa cosa, cioè Certo, sono due cose totalmente ce ne diverse, siamo perché accorti. nel lockdown erano tutte le attività chiuse e tutti stavano a casa e quindi non potevano uscire, non potevano fare nulla e c'era un'esigenza reale. Adesso, anche nella fase, diciamo, di maggiore allarme, cioè quella zona rossa, le persone potevano uscire di casa tranquillamente a fare la spesa, potevano fare, diciamo, quelle attività normali e quotidiane Però per che. qualsiasi emergenza il centro operativo comunale può essere chiamato, per esempio anche se si ha bisogno magari di... Adesso il comune per esempio ha ricominciato con i buoni spesa, Sì. questo sì. Poi ci sono anche i pacchi alimentari, I quindi... Però pacchi alimentari questa volta noi non li stiamo distribuendo, non li stiamo per distribuendo, avere informazioni però possono sempre qualsiasi chiamare. richiesta che possa essere un cittadino, un dubbio che ha, può chiamare il COC e troverà delle persone, dei volontari della Protezione Civile che risponderanno dalle 8 alle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, per cercare di dare risposte. Laddove ci saranno dei servizi da fare, quindi da portare la spesa, al pronto farmaco, a qualsiasi altra esigenza, i ragazzi si coordineranno nella mattinata o nel primo pomeriggio e manderanno poi delle squadre a fare i servizi e quindi a garantire che la richiesta venga esaudita. Senta, assessore, ma siamo pronti comunque a quello che accadrà in questi giorni, il Natale, ma anche il post feste natalizie con questa terza ondata che sta arrivando? È vero che il 27 ci sarà il vaccino day, no? Sì. Questa è una buona notizia, anche Teramo da questo punto di vista Diciamo che la sarà... buona notizia è che si inizia col vaccino. Esatto! La notizia negativa è che la quantità di vaccini di cui potrà usufruire Teramo mi sembrano abbastanza ridotti. Per cui voglio dire, il concetto che il cittadino, la persona anziana, la persona fragile, la persona che ha determinate problematiche probabilmente dovrà aspettare ancora qualche settimana. Però la macchina, una volta che parte, poi tecnicamente darà delle risposte. Ecco, il normale cittadino dovrà aspettare primavera? No, speriamo No, prima. no, no, le tempistiche non le conosco, però come scala di priorità i sanitari ovviamente devono essere i primi perché sono coloro che ci Come le dovranno forze poi. Ecco, dell'ordine, sì, gli anziani gli più deboli, anziani. più fragili dovranno essere. Però voglio dire, ci vorrà un po' di tempo prima di arrivare, anche se qui le notizie si rincorrono perché adesso il mutamento del virus inglese Questa variante inglese che pare, sì. ancora non è del tutto definita e chiara, per cui io credo che dobbiamo continuare a tenere l'asticella dell'attenzione molto alta Ecco, per perciò evitare. dicevamo, preoccupata per questo Siamo periodo di preoccupati interregno. perché c'è un aspetto che purtroppo non può essere non disatteso, cioè il periodo delle festività si bacia con lo stare insieme e quindi in qualsiasi festività le Certo. persone tendono di ritrovarsi e di incontrarsi. In questo caso l'auspicio è che all'interno delle abitazioni ci siano, diciamo, gli stretti indispensabili, i familiari, i congiunti più diretti e non allargare a incontri molto larghi perché tecnicamente il rischio sarebbe non solo per chi si trova a stare lì, ma anche per quelli che in qualche modo. Cioè, voglio dire, bisogna rispettare le regole, bisogna essere ancora attenti per un po' di tempo. Io, secondo le mie previsioni che faccio sicurezza e che faccio un po' del mio lavoro, mi porta ad essere così, cioè, io credo che non ne usciremo prima di un anno, Ah, definitivamente. quindi cioè, prima di un anno significa 2022, Ma perché? perché dobbiamo entrare nel 2021? Ma le dico questo per un motivo semplice, perché adesso ci sarà la fase della vaccinazione, tutti dovranno essere vaccinati, si dovrà ripetere il vaccino, arriverà Esatto, perché poi l'estate, il vaccino pare che non va sappiamo neanche ripetuto e quindi in merito alla prima, sua ecco, durata. quindi poi voglio dire, sicuramente piano piano usciranno dei vaccini ancora più performanti e sicuramente più sicuri o Cioè lei quantomeno. prevede una Pasqua ancora in sofferenza e anche il prossimo Natale No, io ancora. prevedo che andremo in una fase di rallentamento diciamo, delle restrizioni che ci sono, però il tempo sarà ancora lungo, cioè non si risolve nel giro di un mese e 2 mesi, cioè non basta fare il vaccino per dire io sono stato positivo al Covid, ma tecnicamente
scientificamente c'è una percentuale minima anche di persone che si sono in una seconda fase ripositivizzate, e quindi voglio dire, seppure è una percentuale minima, ma tecnicamente il rischio c'è, quindi voglio dire, bisogna ragionare sempre con una visione un po' più di tranquillità, di rispetto delle regole, del rispetto dei dispositivi di protezione individuale, del lavare continuamente le mani e di fare quelle azioni che oggi stanno diventando un po' la quotidianità di per tutti quanti noi. Anche perché mi permetto di dire che dopo che arriverà il vaccino, al di là di questa primavera che magari passeremo un po' così così, non appena arriverà l'estate, riapriremo i recinti e tornerà tutto, rischia di tornare tutto come è stata questa la scorsa estate appena vissuta, e quindi rischiamo nuovamente a Guardi, io settembre. Vabbè, ragiono, stiamo prefigurando no, scenari ma io magari ragiono in esagerati. termini di sicurezza e di, voglio dire, secondo me da qui a un anno saremo veramente Certo, usciti fuori, però il tempo sarà non è lungo. così veloce, e non è così veloce la soluzione di questo problema, perché voglio dire, ancora ci vorrà tantissimo da aspettare, ci vorrà il vaccino, bisogna verificare pure questi vaccini, ne stanno uscendo degli altri, ne usciranno dei nuovi, cioè voglio dire, ci sono tanti aspetti, e poi c'è l'aspetto proprio quello del virus Muta. che muta e che dobbiamo vedere se la comunità scientifica ritiene poi quel vaccino fatto che sia in grado anche di coprire l'eventuale mutamento a cui stiamo assistendo in questi Eventuale giorni. variazione e mutazione del virus. Stesso, questo poi accade anche per l'influenza con i vari Sì. ceppi, ogni anno si cambia. E siamo insomma quasi sul finire della trasmissione, affrontiamo magari anche degli argomenti velocemente, perché Cavallari, oltre vice sindaco, assessore alla protezione civile, lo stiamo conoscendo soprattutto per questo nell'ultimo periodo, però ci sono altre deleghe, altre situazioni importanti a livello amministrativo che sta portando avanti, avendo anche i lavori pubblici, c'è cioè l'edilizia scolastica e tante situazioni in essere, però le più, diciamo, imminenti che può raccontarci. Diciamo che in quest'ultimo periodo abbiamo ultimato i lavori del Corso San Giorgio, dei tronchetti laterali, non solo dei tronchetti laterali, anche adesso del trattamento idrorepellente dei tronchetti, non solo dei tronchetti, hanno ultimato di ripristinare il Corso San Giorgio sia sotto il profilo della sostituzione delle mattonelle che si erano rovinate, scheggiate o che avevano dei difetti evidenti, si sta provvedendo, abbiamo finito Corso De Michetti con l'illuminazione e quant'altro. Nei primi giorni del mese di gennaio, quindi del nuovo anno, inizieranno i lavori per la sostituzione dell'impianto di illuminazione di entrambi i due corsi. Quindi tornerà luminoso Corso San Tornerà Giorgio, ad che ultimamente essere è spento da una parte nonostante le luci natalizie. illuminato in un modo uniforme, con una luminosità diciamo omogenea su entrambi i corsi. Abbiamo messo gli arredamenti su Corso San Giorgio e ovviamente questi aspetti, e poi ci saranno tanti lavori che stiamo definendo sotto il profilo proprio degli incarichi e quant'altro, compreso la riqualificazione di Porta Reale, che è una delle prime cose a cui diciamo, ho chiesto all'amministrazione comunale, ma al dirigente dei lavori pubblici di fare, e che in questi giorni si stanno concludendo diciamo, gli aspetti più amministrativi che non. Il Castello della Monica è un altro di quegli aspetti importanti, di un recupero importante. In questi giorni la sovrintendenza mi ha avvisato che ci sarà un ulteriore finanziamento per la facciata e per quei lavori che sono rimasti da completare. Quindi voglio dire, è una situazione su cui stiamo lavorando, sono dei dissesti idrogeologici che partiranno, c'è un dissesto idrogeologico di Via Fermi a San Nicolò che partirà, ma sono tantissime, tantissime le cose su cui stiamo lavorando e che porteremo avanti nei prossimi mesi. Ovviamente la consapevolezza che sia le condizioni meteorologiche sia le condizioni sanitarie tecnicamente possono incidere sulla tempistica e sulla soluzione dei problemi. Però voglio dire, un'amministrazione che sta lavorando alacremente e che
veramente ci sta mettendo l'anima, pure per il Teatro Romano, la zona di Santa Il Maria, 2021 sarà un po' la zona l'anno di Santa Maria Bitetto, dei che è una grandi progetti che partiranno dei finalmente. grandi progetti, tutti i progetti, indipendentemente dalle somme che sono stanziate, il recupero delle scuole, l'adeguamento scolastico di tanti edifici scolastici, quindi è una cosa veramente imponente che stiamo mettendo in campo, sperando che, di trovare il consenso dei cittadini, sperando di non creare grossi problemi alla città, alla viabilità che è sempre congestionata nella nostra città, ma nello stesso tempo nella consapevolezza che quello che si sta facendo per Sì, approfitto recuperare una teramanità, una centralità. Open per chiedere, ma Open Fiber quando finisce? Fiber ha dei tempi abbastanza lunghi, sono venuti in virtù di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui potevano tecnicamente andare in deroga a qualsiasi situazione. In questi ultimi mesi abbiamo provveduto a far ripristinare tutto gli asfalti che erano stati rovinati e quant'altro, ci siamo concentrati sui ripristini perché rispetto agli scavi c'era stata una differenza, c'era stata solo la necessità di Certo. scavare rispetto alla necessità di ripristinare. Adesso ci troviamo in una condizione per poter ripartire con gli scavi, ma ovviamente Abbiamo prima, visto in effetti che sono ripartiti con gli scavi anche ma in zone siamo centrali, però non abbiamo dei tempi. i tempi, la quantità di scavi che ancora devono fare. E poi dobbiamo pure verificare molte delle zone frazionali che non erano previste nel progetto iniziale se possono essere incluse, perché ovviamente la fibra oggi come oggi è uno degli aspetti più importanti. Cioè, se da una parte questi lavori ci provocano tanto disagio, dall'altra ci aiutano nel mondo lavorativo e non solo nel mondo lavorativo, all'interno delle nostre case. Quindi ci riterremo per tutto il 2021, lo dico per i cittadini che magari. Adesso come tempistica non glielo so dire, ma posso dire che ci riterremo ancora per un po' di tempo. Sì, praticamente risposta anche per il 2021. Vabbè, poi vedremo, insomma, assolutamente sì, quando si parla così è perché effettivamente qualche disagio è stato creato, soprattutto per le vie del centro. Grazie Vice Sindaco. Approfondiremo altre tematiche in un secondo momento, ci sono Grazie a tante voi. situazioni su cui dover discutere, poi questo Grazie. Covid, il Covid-19 assorbe un po' tutte le tematiche in questo periodo, non si parla d'altro, però Certo. ahimè fa parte ormai della nostra esistenza, quasi Certo. H24. Grazie Grazie. al. Se posso fare gli auguri ai nostri Sì. concittadini in un momento come questo, dove la paura è entrata un po' a gamba tesa all'interno delle nostre abitazioni, credo che sia veramente. Ci sia la necessità di farci gli auguri in modo particolare, di stare all'interno delle nostre case, di ritrovare le festività natalizie di fine anno in un modo diverso rispetto al passato. Saranno diverse, ma saranno più intense e saranno anche molto più belle, nella consapevolezza che saremo più sicuri sotto il profilo sanitario e non solo sanitario. Io vi auguro veramente un buon Natale e un felice anno nuovo a tutti quanti voi. Grazie per gli auguri e le faccio gli auguri io stesso, buon Natale. Grazie. Ok. E buon Natale, noi ci ritroveremo per un altro appuntamento con Dentro la Notizia. Arrivederci.